Il nostro vero e complessivo obiettivo è quello di accelerare tutte le procedure in tutti i settori, dalla spesa che ha lasciato nei cassetti milioni di euro a quelle che sono le procedure per il risanamento. Questi sono gli effetti, intanto i primi effetti della strategia che abbiamo messo in campo con l'ARISME, l'Agenzia Comunale per il Risanamento. Oggi attendiamo anche l'assessore Falcone, che sono sicuro che ci porterà buone notizie per quelli che sono intanto le economie che verranno assegnate all'agenzia e che ci consente di completare le procedure riguardanti la selezione degli oltre 400 appartamenti già esistenti e che abbiamo intenzione di acquisire sul mercato, in modo tale che entro quest'anno raggiungiamo l'obiettivo di assegnare altre 500 unità immobiliari. Noi l'abbiamo detto, con i nostri mezzi possiamo fare una pianificazione complessiva di almeno 500 unità abitative l'anno. Questo ormai è assodato da una serie di questioni, ma quella che diventa fondamentale è che la Regione Siciliana, su questo il Presidente Musumeci è stato chiaro, ma anche l'assessore Falcone, ci dia le risorse che erano state già destinate per il Comune di Messina con la legge 10 e che erano circa 260 milioni di euro, ex 500 miliardi di lire, perché nel frattempo purtroppo in 28 anni quella che è stata veramente la grande incapacità di Messina di spendere le risorse ha portato il Parlamento a saccheggiare oltre 81 milioni di euro di queste risorse, quindi pretendiamo che ci vengano restituite, perché stiamo dimostrando comunque a Palermo che da questo punto di vista ormai la scelta è stata fatta e la semplificazione sta dando già questi risultati.